Carlo Tagori, direttore del Chianti Classico. Si chiude oggi il Vinitaly. Il bilancio per voi qual è? Un bilancio positivo oppure ci sono ancora delle cose da mettere a punto? Il bilancio è decisamente positivo. Questa è stata una bella edizione del Vinitaly, presenze molto qualificate, un afflusso importante ma soprattutto qualificato. Noi abbiamo visto grande attenzione per i vini italiani, per i vini toscani, per il nostro Chianti Classico in particolare, quindi abbiamo visto le aziende comunque soddisfatte, con contatti significativi, quindi diciamo che è un bel ritorno anche del Vinitaly dopo un triennio che tutti giudichiamo abbastanza difficile per motivi anche che non sono legati direttamente né al settore fieristico né al vino. Perché. Quali sono le tendenze sui mercati internazionali per il Chianti Classico? Noi abbiamo dei mercati storici collocati soprattutto nel Nord America, USA e Canada, che ovviamente ci danno delle soddisfazioni enormi, quasi una bottiglia su due va in Chianti Classico, sono mercati alto spendenti, quindi che ci danno molte garanzie. Siamo anche presenti in tantissimi altri mercati, ma un lavoro importante lo stiamo generando sulle aree asiatiche dove crediamo di avere maggiori garanzie, esempio Giappone, Corea, lavoreremo probabilmente su Singapore, quindi su mercati più ristretti ma dove pensiamo che ci possa essere un riconoscimento più elevato del valore della nostra denominazione. Che vuol dire anche una clientela più preparata, un consumatore più preparato. Sì, un consumatore più preparato con una cultura enologica già abbastanza radicata, dove quindi possiamo spingerci a parlare di qualità e di valore in maniera un po' più forte. Quanto conta il territorio in tutto questo? Tantissimo, le rispondo in maniera un po' istintiva, tantissimo. Noi stiamo investendo quasi esclusivamente tutte le nostre forze comunicative nel generare attenzione sul legame tra vino e territorio. È essenziale, il territorio è l'unico elemento che non è esportabile e caratterizza il vino, e quindi su questo dobbiamo insistere, lavorare ed essere tutti molto convinti di questa forza.